Vai Fede. Benissimo, allora possiamo cominciare. Buonasera a tutti e benvenuti a questa terza serata, in realtà poi è diventata la seconda, delle Azzurre Braccia della Luna, e che ci coglie, come dire, un momento un po' particolare nella vita della nostra comunità, perché, come sapete, la settimana scorsa è venuto a mancare Armando Saveriano e quindi questo naturalmente ci ha creato una, come dire, ci ha un po' toccato, ecco, mettiamolo così, perché come avevo spiegato l'altra volta, Armando era l'ispiratore della nostra comunità poetica, è una figura assolutamente insostituibile. E senza di lui probabilmente tutto quello che abbiamo messo in piedi, da Poi Einaudi fino ad arrivare a Versipelle, comprese poi queste, lo spirito insomma che anima questi incontri, senza di lui non ci sarebbe stato. E quindi io, come dire, vorrei ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi e per questa, per, come dire, che ha fatto un po' da collante, ci ha permesso di incontrarci e ha fatto in modo che qualcosa nascesse. E spero che poi questa cosa continui sempre nello spirito che contraddistingueva il maestro, come lo chiamavamo noi, perché effettivamente aveva questa grande capacità di, non solo grande conoscenza, grande cultura, ma aveva anche questa capacità di incoraggiare le persone. Fare in modo che questi ottenessero il meglio e attraverso chi l'ha conosciuto magari sui gruppi, attraverso delle attività, attraverso dei commenti, cercando anche di instaurare un dialogo con loro. E non, in, cioè, non c'era molta differenza, dire, tra grandi oppure, come dire, persone alle prime armi. Lui incoraggiava tutti senza fare distinzione. Quindi questo, voglio dire, era per noi è stato fondamentale ed è ancora, voglio dire, nei nostri ricordi, nei nostri cuori. Questa è un'attività che non possiamo assolutamente dimenticare. Però noi continuiamo con questa rassegna, continuiamo cercando di portare avanti tutte le nostre attività. E stasera naturalmente siamo qui con il nostro format e anche con magari persone che fino a poco tempo fa non avevano sentito parlare di Armando e magari sono qui semplicemente come semplici ospiti. Quindi noi manterremo come dire, la struttura abituale del reading, ma chiaramente chi tra gli ospiti si sentirà di dover condividere dei ricordi, oppure vorrà leggere i versi di Armando, potrà farlo tranquillamente, perché chiaramente questo è un evento che ha un impatto sulla nostra comunità. E allora io a questo punto comincerei a entrare nel vivo di questo reading e chiamerei Maria Consiglia Alvino. Buonasera a tutti. Ciao Consiglia, buonasera, come va? Bene, diciamo bene. Sono molto emozionata perché, come hai detto tu, chi ha conosciuto Armando è ancora profondamente toccato, dalla sua assenza, che però è anche una presenza molto forte in questo momento.
perché ognuno di noi ha qualche motivo per ringraziarlo e se siamo qui è anche e soprattutto grazie a lui che è stato anima e guida di questa comunità poetica. E quindi io volevo rendergli omaggio semplicemente leggendo le sue parole senza aggiungere altro. E leggerò un suo inedito di ottobre 2020, che è una poesia che mi è cara. Credere all'amore. Non ho vissuto che questa stessa vita. Sere tristi, siete passate assieme a ore allegre, nell'appartamento gremito di speranze che un poco spaventavano la luna. Desideravo che il cuore fosse maestro orafo dell'anima. Non mi curavo di sbagliare, cantando lungo la siepe che attraversavo. Oggi scopro veste lacera, bracciate d'ortiche, ma è dolce la malinconia quando si sbriciola e non ti accorgi di morire appena appena. Giorno che si stacca e va per sopravvivere. Un altro giorno ancora di mandorla. E risata breve, trafitta, sopra una crosta di poco, adattando pensieri e gesti per sopravvivere un altro giorno ancora. E forse è troppo, e dunque mi chiedo se è proibito succedersi e scoprirsi inetti, inermi, beffati. Ma io che posso dirmi? Aggiungere che si trattò di un lampo. Avevo chiuso gli occhi. E fu onda che si schianta la felicità. Proseguo poi, secondo il programma, con una lirica di Umberto Piersanti, tratta dalla raccolta Campi di ostinato amore, che si intitola L'età dell'oro. Porta all'età dell'oro quella strada, la strada delle valli tra le selve, ragazzo. Dopo una lunga strada ci sei arrivato e con l'amica dalla gonna azzurra nel soffice trifoglio ti distendi. No, non scorre miele dalle querce intorno, dalle cortecce non stillano liquori dove emergere le labbra e i pensieri, ma la giovinezza bevi a sorsi pieni. Resta nella radura quanto puoi. La strada che risale è faticosa, la cerchiano gli spini e i folti rovi, le pietre e i crepacci nel cammino. L'età dell'oro è una valle remota. L'età dell'oro è una breve stagione. Tu resta nel trifoglio quanto puoi. Quella ragazza abbraccia con gli occhi chiusi. L'età dell'oro è la più fugace. E adesso leggerò una mia lirica, è un inedito, che si intitola Girasole bruciato. Tu non chiederti che peso abbiano le altrui solitudini, qual è la direzione delle disattenzioni feroci, come sia qui l'assenza. Pensa piuttosto a quando partisti, con indosso il tuo vestito più bello. Era estate. E non sapevi l'inverno, le strade, piani sentieri di campo. Ora che il tunnel è stretto, cerca immagini e sgualciscile, come lenzuola fresche, da vecchi cassetti riposte. Annusale, come faresti col maggio più odoroso, il più aperto mare. Ricordati il germe del grano, il sole atroce, i capelli, la mano. Seppure il cielo tintinna. Tu resta ciò che sei, un girasole bruciato. Grazie. Grazie, grazie consiglia, sono state tre letture molto molto belle. Adesso noi continuiamo, il prossimo ospite è Roberto Battisti e si prepara Marco Bisanti. Roberto, ci sei? Buonasera. Sì, ci sono, Federico. Buonasera a tutti.
Roberto ha un look un po' Tom Verlaine, come abbiamo parlato delle television in questi giorni, no? Nulla è casuale. Esattamente. Prego. Grazie. Grazie per questo invito. Insomma, vi leggerò un testo di Massimiliano Marrani, tratto dal suo libro d'esordio, Anche se gli alberi, che è uscito lo scorso anno per Lieto Colle. Anche se gli alberi si muovono. Anche se ti guardo dal tavolo che non c'è. Alzarsi, far passare anni prima di tornare e alzarsi, senza spiegare nulla alla gente che deludiamo. Ho lasciato dentro di te le poesie che avrei scritto. Il cameriere è cambiato, la fontana è rimasta fedele alla fonte che ci blocca. Dire è tutto fermo, come l'albergo. Gli anni che diventano un devo dimagrire. Per oggi non accendo il televisore. Il grande viaggio prima di morire. Dire copriti, fuori fa ancora freddo. Solo nel nostro specchio fu l'estate. Qualcosa c'è stato, se portano qui le strade. Non nella bugia profonda dell'arte, ma nella verità delle colline più lontane, nelle nuvole ignare di quell'istante. Laggiù dove la barriera flette, il futuro scorre come un deserto. La mano disorientata nella tasca, la lingua nel buio della bocca. Dimmi che qualcosa c'è stato, che qualcosa siamo stati, se le strade portano qui. E ora vi leggerò un mio inedito, senza titolo, anche se si tratta in realtà, di una poesia, finora rimasta inedita, ma scritta, diversi anni fa, 15 anni fa addirittura. Nulla è soffice più che la luna. Pensavo, reclinato alla parete, di piastrelle verde porro. E se le maree dell'emisfero cavo, o le lunghe risacche che intridono i lidi di pietrisco e calda cenere, risalgano roventi o raggelate per i tubi sudati della doccia. Così il sangue che beccheggia dentro i muscoli ambisce a rovesciarsi in un'idea di letto. Il sangue che aduni alla bocca stasera ha imparato a ululare alle stelle quando era nudo in un bosco di aromi. Grazie, grazie Roberto. Io ne approfitterei per chiederti perché hai fatto queste scelte, più che altro anche per Marrani come autore. Che cosa ti ha dato, che cosa ti ha fatto dire ok, portiamolo a questo reading? Perché non ho voluto portare un grande classico, un poeta insomma già ampiamente noto agli appassionati, ma ho voluto portare un poeta contemporaneo e un amico anche, ma questo è secondario, che ha fatto questo esordio lo scorso anno maturo, ma secondo me con un libro di incredibile potenza e di grande perizia compositiva. Ho voluto, insomma, proporlo in questo spazio per farlo un po' conoscere. Allora ti ringraziamo per questa, si può chiamare esclusiva, non lo so. Bene, allora Grazie a voi. grazie Roberto, grazie per essere stato con noi e se vuoi puoi restare qui oppure ci puoi seguire dalla pagina Facebook. Quindi il prossimo Marco Bisanti e si prepara Paola Casulli. Marco, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti, grazie Federico per il coordinamento anche che immagino richieda abbastanza fatica per tutte le persone che partecipano con gioia.
Io sono contento di partecipare e poter segnalarvi la presenza di una poeta giovane dell'81 che si chiama Franca Mancinelli, quindi una poeta contemporanea. Io cammino da tempo nella sua scrittura come lettore, perché lei è una poeta aperta a frequenze che sono vicine al mio orecchio, per così dire. Ha iniziato a pubblicare nel 2007 con Manni, poi Aragno, è anche apparsa in un'antologia di Einaudi sui nuovi poeti italiani nel 2012, curata da Giovanna Rosadini, e l'anno scorso è uscita con un suo libro per Marcos e Marcos. Una delle particolarità di Franca Mancinelli è quella di avere, cioè, produrre dei testi molto brevi. I suoi testi, la sua pronuncia del mondo, vorrei dire, hanno la densità del bagaglio essenziale, come quello che tu metti nello zaino prima di uscire di casa senza sapere nemmeno dove potresti trovarti mai. Lei scrive iniziando sempre con la minuscola, è uno tratto stilistico che la contraddistingue, ed è una minuscola come che a me ricorda il dorso anfibio di un dialogo col mondo che inizia e finisce oltre la pagina, di cui il testo che lei arriva a scrivere è soltanto una emersione parziale, una traccia, un residuo linguistico di una realtà più viva e grande di quella restituibile in genere dalla parola inerte su pagina. Quindi c'è molto silenzio nelle sue poesie, c'è molto spazio bianco e i suoi testi sono il frutto di una esattezza chirurgica nell'uso delle parole, in quanto a densità semantica e anche però leggerezza del dettato. Ora vi leggerò un testo suo uscito nel 2018 per Amos, che si intitola Libretto di Transito. È una raccolta di testi in prosa, piena di grate allusioni a elementi e ritmi della natura. E vi leggerò un testo che appunto racconta la tensione nostalgica che sta dietro ogni avventura del dire. E del dire poetico. E fa così. Le frasi non compiute restano ruderi. C'è un intero paese in pericolo di crollo che stai sostenendo in te. Sai il dolore di ogni tegola, di ogni mattone. Un tonfo sordo nella radura del petto. Ci vorrebbe l'amore costante di qualcuno, un lavorare quieto che risuona nelle profondità del bosco. Tu che disfi la valigia, ti scordi di partire. Questa stessa tensione poetica e quindi questo dilemma, se tornare da dove il poeta alieno viene, oppure se rimanere qui e provare a raccontare quello che i suoi occhi vedono, io ho ritrovato questo tema un po' in un mio testo, che invece fa parte di una raccolta intitolata L'esageratore, uscito nel 2018 per Ensemble Edizioni. E quindi vi andrò a leggere quest'altro testo con cui, diciamo, ho pensato di trovare delle parentele, e che infatti si chiama Nostalgia aliena. I meravigliosi gesti che facevamo per trovare una nave che ci riportasse a casa facevano splendido il pianeta in cui eravamo finiti. Avevamo le voci ancora sottili dei bambini che sanno tutto. È il posto di ogni cosa. Ma presto il gioco si è ridotto all'esercizio di non dimenticare. Così ci sono cresciute piano delle ancore ai piedi e oggi ariamo campi negli abissi.
a testa alta. Un mare di stelle solfeggia i nostri nomi come ritirate. Questo era l'altro mio testo. Ora non so se come tempo nei 5 minuti ancora ho spazio, però se c'ho spazio potrei leggervi un altro breve testo, ma mi piace anche rimanere così nel sospeso della curiosità che spero di avervi suscitato per Franca Mancinelli e anche magari per quello che scrivo io. Grazie Marco. Penso meglio rimanere così, sarebbe è la cosa migliore. Questa sera, sai, facciamo soltanto delle eccezioni, soltanto per chi vuole commemorare Armando. Però naturalmente ti Certo. ringraziamo per la tua presenza e anche per la spiegazione che hai dato, che è stata molto molto dettagliata e profonda, anche se presentando naturalmente soltanto due testi, una di Franca Mancinelli e un altro tuo, quindi va benissimo. Questo è un po' lo spirito del reading, dare un assaggino e motivare. Secondo me è stato espresso pienamente questo, come dire, è stato colto pienamente questo spirito. Grazie, grazie a voi. Grazie Marco. Allora, adesso è il turno di Paola Casulli e si prepara Francesco Di Lascia. Paola, ci sei? Sì, ciao, mi sentite? Sì, Paola, ti Ciao sentiamo. Federico, grazie di questo invito, saluto tutti, molti non li conosco, quindi grazie anche per questa occasione di ascoltare per me delle voci nuove. Io ho scelto una poetessa piemontese, Rossana Ombres, una poetessa nata nel 1931 e scomparsa nel 2009. L'ho scelta per una serie di motivi. Uno di questi ci conduce direttamente al territorio in cui vivo, appunto il Piemonte, terra di grandi poeti, ma anche terra di grandi scrittori, da Fenoglio, Arpino, fino a Pavese. Ed è proprio in questo ambito, intorno agli anni 50, quindi all'inizio dei suoi studi universitari, la Ombres inizia la sua esperienza poetica. E fin da allora, quindi dai suoi primi versi, si delinea già una direzione precisa, una scelta tematico-espressiva che poi si ritrova quasi del tutto immutata, salvo insomma le giuste. Come dire, la giusta maturità nelle poesie più recenti. È una scrittura inquieta la sua, una poesia schiva, la cui vocazione lirica segue un po', si collega, come dicevo prima, al gusto e all'indirizzo espressivo proprio di Pavese. E come Pavese, la Ombres, che vive nel Monferrato, quindi dove vivo anch'io, che per lei è questo luogo incantato, dice la poetessa, e tutto assume, cioè per lei il paesaggio e la realtà della sua terra sono gli emblemi, no? E le figurazioni dei propri stati d'animo, delle proprie, come dire, reazioni sentimentali, anche di quella particolare, tensione che a volte è quasi dolorosa, ma non si abbandona mai la sua poesia ad un registro puramente melodico. È quasi una poesia icastica che si incanala piuttosto in una sorta di decantazione delle cose, dei personaggi, dei paesaggi stessi, e finisce anche per l'acquisire nei momenti di maggiore culmine, nei momenti più intensi, in un taglio e in un andamento narrativo. Quindi io vi leggo un mio primo testo, poi andrò al suo, proprio per collegarmi a lei, perché come il Monferrato per lei è stato importante, per me è importante la mia terra, quindi la mia isola di Ischia, e come per lei anche la mia isola, la mia terra diventa emblema dei miei stati d'animo. Questa poesia è tratta da una raccolta, l'ultima pubblicata, Sertie, Lune ed altri bastimenti. Il giorno che arrivai sulla spiaggia, con la mia onda all'incontrario e mani protese contro la duna che sembrava franare, quel giorno, dico, ci fu l'abbandono del fuoco, la fuga della verità. Io e te ci siamo perduti nell'istante di questa pagina bianca, nel deterioramento di ogni parola che non trova fibra,
carta, mano per dire amore. Ed io a chiedermi oscuramente dove la soglia dei nostri deserti. Un terzo motivo per cui ho scelto la Ombres, e di cui adesso vi leggerò appunto uno dei suoi testi, è nel fatto che in tutte le sue storie, in tutte le sue poesie, ci siano storie femminili. E in queste storie emergono di continuo delle allusioni simboliche fondate su motivi esoterici e mistici. Quindi ci sono continui riferimenti al Talmud, alla mistica ebraica, anche al fascino degli affreschi delle cattedrali, ai reliquiari. Sono tutte suggestioni di questo discorso poetico della Ombres ed è il motivo per cui l'ho scelta, perché io ho conseguito studi teologici alla Lateranense, dunque il suo mondo religioso, questa poesia sotterranea di un'età, come dire, primigenia, no? Misteriosa e tremenda, si avvicina in qualche modo ai miei studi. Ho scelto una poesia tratta dalla sua raccolta Bestiario d'amore, pubblicato nel 74, dove ci sono una sorta di personaggi fantastici. C'è un profeta che cammina fin su in cielo con un demone nascosto nel sandalo, c'è sempre un altro profeta che sente gemere uno strano fiore e sfugge ad un sortilegio con l'aiuto di un potentissimo angelo, ma c'è anche Lilith, c'è la figlia di Noè, ci sono Adamo che rifiuta Eva ed è ammaliato dalla stessa Lilith, questo demone femminile. Quindi io ho tratto da questa raccolta un testo che vi leggerò, perché mi è piaciuto proprio che da tutta questa seduzione, no, dei racconti cassidici, l'angelogia anche popolare medievale a cui la Ombres attinge, c'è poi tutto un suo mondo originalissimo di pura invenzione fantastica. Quindi ci sono, accanto agli angeli e ai demoni e alla tradizione teologica, ci sono poi rapimenti popolati da bestie allegoriche, leocorni, leviatani, sirene fiammeggianti, demoni ed angeli. Insomma, c'è tutto un teatro della creazione, del diluvio e dell'apocalisse. Questa poesia, tratta proprio da Bestiario d'amore, si intitola Serenata ed è una sorta di scena dell'annuncio. Andò da lei l'angelo novo e stette, come si può leggere ovunque, in piedi. Ne segnò vigoroso i lineamenti e ne sospinse a galla le cose fatte e dette. Alla finestra, in costume da scena di tenda vaporosa, esitò una morte tutta squarciata di filamenti penduli e non c'erano più passi di danza per farla raggomitolare in uno scialle e buttarla nel fiume, ma improvvisamente si levò la fontana di Miriam come un grido, la fontana che i sauri della Genesi videro affondare insieme al rododendro delle delizie che da tanto tempo appunto pativa brogiolata nel centro della terra. Lei, visitata da quelle pupille in quella soavissima lividura di sabbia, riconobbe l'amanuense del meraviglioso. A immagine fu e somiglianza. Rossana Ombres. Grazie a tutti per l'ascolto e vi ascolterò adesso con volentieri anch'io. Grazie, grazie mille Paola. Allora passiamo al prossimo ospite, che è Francesco Di Lascia, e si prepara Salvatore Leone. Francesco, ci sei? Ciao, ciao caro, buonasera. Buonasera. Ti ringrazio per questa occasione che poi per me è, come dire, è particolare, perché io ho pubblicato ben poche cose, sono convinto di essere solo un piccolo mestierante della poesia, perché la poesia è tante cose, e io prendo della poesia solo quella parte che è immediatezza, che è, come dire, non è artificio, e per me la poesia deve essere il più chiara, bisogna esprimerla nel modo più chiaro possibile. E anche la scelta che ho fatto del poeta del quale leggerò una poesia,
è basata su questa, sull'immediatezza. Mi è stata inviata da un amico, mi è piaciuta e ho pensato di leggerla. E quindi non ho fatto tutte queste ottime e belle ricerche che hanno fatto, che mi ha preceduto. Io così ho cercato di solo di capire grosso modo chi fosse questo autore. Allora, si chiama Andrei Faber, però è uno pseudonimo, di Andrea Zorretta, è uno scrittore poeta 43enne, romano, ha scritto testi teatrali ed è uno dei poeti, ho sentito, più seguiti sul web, perché adesso c'è, no, questa nuova possibilità per far conoscere le proprie poesie. Ha scritto varie antologie di poesie, dai titoli anche abbastanza originali. Una si intitola Non ho ancora ucciso nessuno, un'altra D'amore e di rabbia, un'altra ancora Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, e tutti editi da Miraggi. E poi ha scritto un romanzo, 100 secondi in una vita, edito da Rizzoli. Allora vi vado a leggere la poesia che si chiama La differenza. Allora, e dice questo: la differenza la fa chi lotta e chi insegna a lottare, chi si offre e chi soffre. La differenza la fa chi insiste, la differenza la fa chi dal dolore non scappa, la differenza la fa chi di sogni non ne ha più, ma continua a sognare. Chi non spera di vivere per sempre, ma per sempre di vivere. Chi si salva da solo, perché gli altri hanno altro da fare. Chi non tace la felicità e per questo abbraccia più forte che può. E quando il freddo è finito, continua a tremare. La differenza la fa chi della solitudine ascolta il silenzio. Chi del prendersi cura ne fa poesia. La differenza preferisce i fatti alle parole. Per questo sono in pochi a farla, perché la differenza, come sempre, la fa chi rischia, chi resta. La differenza, come sempre, la fa chi ama. E quindi questa è la poesia che ho scelto. Adesso vi leggerò un mio inedito, chiaramente, ed è, come dire, una poesia molto semplice, molto legata ai ricordi. Ricordi d'infanzia, a me piace molto questa parte proprio della mia vita, ma in generale, quella di ricordare le belle immagini familiari, degli amici, ecco, di un mondo che è andato, che sembrerebbe perso, che però arriva ogni tanto, torna in modo forte, in modo violento quasi, e quindi sei portato a mettere su carta questi ricordi. Ecco, e questa è: mi prende una malinconia troppo spesso quando penso e vado dietro nel tempo a quegli inverni freddi ma profumati da buoni odori e il vociare da bambini, ci parlavamo addosso con suoni striduli, si correva nella neve con i volti rosei per il freddo, con gli aliti leggeri come piccole nuvole. Il sapore della neve, mai più così bianca, condita col vincotto, i berretti bislenghi e le palle di neve, come piccoli pirati all'arrembaggio, attaccando chi capitava. Poi qualcuno piangeva e le mani erano congelate e dolenti. Allora si correva a casa dalle mamme, per scaldarsi, stretti fra le braccia e le calde mani. Piano riprendevamo coraggio, raccontando cose eroiche, duelli vinti, saltando le parole per la foga, ma i sorrisi erano dolci e allora piano piano tutto si placava. Ad occhi chiusi si rivivevano le gesta tra piccole illusioni e sonni leggeri. E questa è la poesia che io avevo preparato per voi.
Però a questo punto, se mi permetti, io volevo fare un ringraziamento a cui tengo molto. Prima di tutto voglio rivolgere un pensiero ad Armando Saveriano, grande mente irpina. Credo basti questo. Io personalmente non l'ho conosciuto, ma ne ho sentito parlare, anche perché io, pur essendo un irpino spurio, a cavallo tra la Downia e l'Irpinia, però vivo in Umbria, quindi come dire, sono un po' preso da tante cose e quindi non ho avuto l'occasione e il piacere di conoscere Armando. Però ecco, volevo ringraziare, se tu mi permetti, Federico, volevo ringraziare Emanuela Sica. Emanuela Sica, non so chi di voi la conosce, è un avvocato, una grande poetessa e addirittura credo sia un'immensa scrittrice. Ha scritto tanta roba, ha scritto tante cose. Lei mi ha convinto a partecipare insieme a te e quindi ritengo che sia opportuno che io gli abbia rivolto un pensiero. Vi ringrazio tutti, è stato un piacere e vi ascolterò, continuerò ad ascoltarvi con la massima attenzione. Grazie. Grazie Francesco, ci mancherebbe altro che insomma ti negassi la possibilità di ringraziare Emanuela Sica, che è tra l'altro l'ultima graditissima arrivata in Versipelle, quindi perché no, io ricordo agli amici che ci ascoltano, insomma, la rosa del reading, insomma, delle tre serate si compone attraverso i suggerimenti di ogni componente, quindi insomma non è una persona che decide, ma c'è tutti i membri di Versipelle che ho ricordato lo scorso appuntamento, rivolgono due inviti. Almeno per questa edizione è stato così. Quindi chiaramente salutiamo tutti Emanuela, che purtroppo l'avevo salutata anche io l'altro incontro, perché insomma non è potuta venire a questo reading. Io spero che riesca e riusciamo a fare un inserimento last minute per il prossimo incontro, per domenica prossima, dove recupereremo la puntata precedente. Benissimo. Grazie ancora a te, Francesco. A questo punto la palla passa a Salvatore Leone e si prepara Nicola Manicardi. Salvatore, tu prima che... Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Salvatore, scusa, tu mi devi scusare. Io avrei dovuto chiedere ad Andrea Burato di venire qui in la serata che ti protagonista, ma io ho commesso un gravissimo errore, quindi perdonami per questa gravissima mancanza. Però se vuoi prendere in giro Andrea, puoi farlo tranquillamente. Sicuramente domani commenterai in qualche modo, insomma, da qualche parte. Intanto ti ringrazio Federico perché mi ha dato questa possibilità, è il mio primo reading, quindi è tutto tuo, nel senso non ho mai partecipato a un reading finora e quindi sono contento di essere qui questa sera. Intanto che ho scelto? Di chi parlo stasera? Di un poeta iraniano che si chiama Pehan Feili, che nel 2014 è stato arrestato dai Pasdran iraniani soltanto per aver tradotto i suoi testi in lingua ebraica. Quindi, chiuso in un container per 44 giorni, e poi costretto a fuggire in Turchia. Non solo, la sua posizione si era anche aggravata perché era apertamente omosessuale. Però al di là della storia di vita di questo poeta, io amo proprio la sua poesia, cioè non tanto la sua biografia che può colpirmi, ma è proprio come si esprime. Chiaramente ho trovato i testi in lingua persiana che io stesso poi ho tradotto. Quindi ho un breve testo di introduzione e poi un altro testo. Allora cosa dice? Tra le semplici linee delle tue braccia può scoppiare una guerra, potrebbe piovere, o librarsi in aria un uccello,
Proprio dal titolo, sulla prima pagina dei giornali, una rondine o uno storno. Tra le semplici linee delle tue braccia può succedere qualunque cosa. Si potrebbero rappacificare due tribù. Persino Beirut può allungare le sue snelle mani e togliere la neve dalle spalle di Teheran. Non lo so, è un autore che in qualche modo mi colpisce molto. La sua bellezza è ancora più evidente nella prosa, perché ha scritto anche dei libri come Crescerò, darò frutti, fichi, o Madame Zona, che è un libro di memorie. Quindi vado a leggere un altro testo che è questo. Prendiamo i bagagli. Prendi la strada irreversibile, terza fratellanza. Andiamo al bagaglio e mettiamoci in mezzo. Saliamo la scala verso la luna, rilascia le tue glorie dall'inizio della nostra follia. Facciamo un passo nel pozzo prima che soffi il vento. Non dire che la mania per l'alfabetizzazione è la strada da percorrere. Lasciamo solo due arhak su questo qibla. Togliamoci la maschera dal viso. Invece di scarpe, volano le code. Non toccare la nostra casa nera sul mio calendario. Posiamo lascia su tutto il verde e lontano. Lascia che gli egiziani abbiano tutte le loro foglie. Viene quest'ultima foglia per il re. Ecco, questo è il Peyam Feli. Adesso mi sposto sulla mia poesia e leggo Agata, che è un testo del 2017 che in qualche modo forse sintetizza la mia poesia ed è anche un testo abbastanza conosciuto da chi mi ha letto. Agata, anche il mio petto è devastato. Dove stringo i morsi? Allevo una piccola iena. L'ho cresciuta. Ho capezzoli che non servono a nessuno, inutili rose, le disubbidienti. Nelle acque dolci e libate sono figlie sangue e seni di Agata. Mi è cresciuto così, pallido, silenzioso, randaggio dal manto bianco. Non credo nei santi, forse all'urlo della Vergine, che non lascia eredi ai possidenti. Non conosco l'origine del mio pudore. È un gesto immediato allo specchio coprirmi. Agata. Grazie, grazie Salvatore. Allora, se vuoi dire qualcosa contro Burato, naturalmente sulla tua poesia. No, Burato che... poi gli tirerò le orecchie, non c'è due. Però in fondo, ecco, va bene già così. Ma magari ci segue di nascosto da qualche parte, insomma. Vediamo domani se lascia qualche commento Facebook, quindi segnate l'ora che sono le 21.45, se alle 21.45 Burato commenta e ti stava seguendo. Grazie a tutti, continuerò a seguirvi, chiaramente anche Nicola che dopo di me, mi fa piacere ecco che sia qui con noi. Buonasera a tutti, a presto e alla prossima, non so. Magari sì, grazie, grazie Salvatore. Allora il prossimo è appunto Nicola Manicardi e si prepara Emanuela Mannino. Nicola, ci sei? Sono qua, buonasera a tutti, grazie per l'invito, sono emozionato e felice di essere tra voi. Nicola, se vuoi dire qualcosa contro Burato puoi farlo anche tu, naturalmente. No, è un simpatico, lo seguo e mi fa piacere, anzi, così, di essere tra voi e forse anche di essere stato invitato attraverso Burato, non lo so. Ecco. Ma appunto, sì, esattamente, per questo potevi prenderlo in giro, però va bene, insomma, hai bruciato la tua occasione, andiamo avanti. L'autore che leggerò è Paul Celan, ed è una poesia tratta da Conseguito silenzio e in audio edizione.
La poesia fa così, non ha titolo. Anche noi vogliamo essere dove il tempo dice la parola di soglia. Il millennio giovane si alza dalla neve, l'occhio errante si calma nella propria sorpresa e capanna e stella stanno nel buio da vicini di casa, come se la strada fosse già percorsa. Questa è una poesia che la sento mia, sento mio anche Paul Celan, perché è un poeta sofferente, un poeta che leggo da tempo, è un poeta che è assolutamente contemporaneo e del poeta dei perseguitati. Un'altra poesia, che questa mia, tratta dal mio ultimo libro Carne e Sangue, oltre edizione, anche questa non ha un titolo e fa così. Quando termino il turno di notte in ospedale, non ho subito voglia di andare a dormire, ma di entrare in un bar. Ci sono notti in cui mi capita di iniziare la frase toccando la mano al malato. La seconda frase è guardarlo negli occhi. La terza dire a breve farà un bel sonno. È l'unica sana bugia che mi perdono, per non perdermi fra le sequenze del dopo. È un mondo freddo, è un mondo nudo, è un mondo buio. La malattia ascolta. È un dentro nel dentro che cresce fra tante storie e metri di perfetta imperfezione. Ora sono la mano che tiene, domani sarò la mano che darà. Grazie, grazie Nicola. Poi quest'ultima penso che ti riguardi particolarmente. Oltre che essere scritta da te, ma sento proprio un grande... cioè, possiamo dirlo, insomma, possiamo dire qualcosa su questi ultimi versi, questo dentro nel dentro di cui ci parlavi. Dentro nel dentro è un po', chiaramente, è una poesia che riguarda me personalmente, il lavoro che faccio, lavoro in ospedale, in sala operatoria, quindi questo dentro nel dentro c'è sempre. Il dentro mio di operatore e il dentro del malato, appunto, che esce fuori, chiaramente, no? Alla ricerca della malattia, una malattia che alla fine riguarda tutti, non solo il malato stesso, ma anche chi la vive e chi la vivrà. Questa è una cosa, no, dico, una cosa interessante, anche perché c'è un po' questa figura stereotipata del poeta, insomma, che non so, divaga un pochino, invece tu fai un lavoro in prima linea, insomma, molto attivo, molto impegnativo, tra l'altro. Cioè, sì. No, mi piace ribadirlo perché poi lo spirito un po' di questo reading è anche questo, portare la poesia magari alle persone che non la conoscono, anche, e questo è il senso, insomma, di dare qualche spiegazione, qualche indicazione, proprio dare un ventaglio ampio di suggestioni, sia dal punto di vista compositivo e poi chiaramente della scrittura. Sì, condivido. un'ultima possibilità per salutare Burato. Ma lo saluto caramente, ogni tanto mi manda delle foto su Messenger, assomiglia a questo, assomiglia a quell'altro, mi fa sorridere, no, gli voglio bene, veramente. Non saprei che dire se non ringraziarvi. Va bene, grazie, grazie Nicola, grazie per questa testimonianza. Allora, la prossima ospite è Emanuela Mannino e poi si prepara Beatrice Orsini. Emanuela, ci sei? Emanuela, attiva il microfono, altrimenti non ti sentiamo. Buonasera. Eccoci.
Vai Emanuela, buonasera. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per avermi dato questa possibilità. Io questa sera vorrei leggere una poesia di Pierluigi Cappello, che è un poeta che amo moltissimo, e, sia per appunto la capacità di scrivere poesie, sia anche per la vita che ha condotto, che è stata una vita molto sofferta, e, per un incidente stradale a 16 anni è rimasto sulla sedia a rotelle e poi purtroppo è morto a causa di un cancro. Ma la cosa che mi colpisce molto di quest'autore è che lui ha sempre ribadito che lui si sentiva poeta per condizione biologica. E quando gli si diceva che lui scriveva bene perché era sofferente, lui appunto mostrava una sorta di irritazione, non era assolutamente d'accordo. Leggo subito una poesia. Anche perché sono un po' emozionata, quindi mi viene meglio leggere poesie e non dire altro. Allora, questa poesia si intitola Pendio, vento di corsa, cenere, ed è tratta dalla raccolta Stato di quiete, edita nel 2016, un anno prima della sua morte. Non fare niente, stai fermo, aspetta che passi questo vento di corsa, più ti muovi, più le corde ti segano i polsi, e allora asseconda la tua prigionia, cenere alla cenere. Se oggi ci fosse qualcosa da dire, sarebbe questo, e finché lo dici, sei vivo, vivo, anche se il silenzio assedia, si assiepa intorno a te come un canto, come un pendio sul quale posare le scapole, adattare la nuca al sonno, prima che la mente si dissolva in uno scoppio di nuvole e piova un buio senza riparo. Pendio, vento di corsa, cenere, mettili nelle tue vene strette dal cordame, mentre al di là del monitor va il mondo e ride e piange in una volta come un giorno di pioggia col sole. E per Luigi Cappello, secondo me, è un poeta meraviglioso perché ha una capacità incredibile di porre e di porgere lo sguardo all'interno del mondo e di offrire questo sguardo agli altri. Vorrei ricollegarmi al grande Armando Saveriano attraverso proprio Luigi Cappello, il quale Luigi Cappello sosteneva che la poesia, adesso vi leggo il suo pensiero, dovesse essere gratuita. E dice Cappello: pensare alla poesia e a scrivere poesia oggi è da folli, e però è nello stesso tempo un gesto profondamente civile per il puro e semplice fatto che qualcuno si mette lì a scrivere delle cose che sono slegate da ogni forma di movente. La poesia è gratuità oggi, deve essere gratuità di gesto e di invenzione, non deve essere mai finalizzata. Ecco, Armando Saveriano, non l'ho conosciuto personalmente, ho letto delle sue poesie che sono straordinarie, per la capacità di vedere anche al di là delle cose e di essere anche adeso alla realtà, ma allo stesso tempo di entrare in una dimensione quasi di sospensione che ti porta alla riflessione. Saveriano credeva, da quello che io ho capito e naturalmente approfondirò, al senso di comunità, alla condivisione della poesia, allo spirito poetico autentico. E secondo me anche Cappello appunto in qualche modo vede la poesia in questi termini così autentici. Adesso vi leggerò una mia poesia tratta dalla raccolta Sole e Ribelle, edita dalla editrice Ensemble nel 2020, e questa poesia la dedico ad Armando Saveriano. Il titolo è Che ne sarà di noi? Non ci saremo più, non ci saremo più.
che ne sarà di noi, di tutte le riserve di vita ammassate gelosamente nell'anfora dei desideri? Non ci saremo più, ci confonderemo nell'indicibile umanità affrante dagli schianti dei sogni infranti. Che ne sarà di noi? Chi riempirà i nostri pozzi? Chi si risseterà dei nostri calici di poesia e resistenza? Brinderà la vita. Ci penserà lei, saprà innalzare le sottili scintille che reggeranno il simposio dell'universo. Ci saremo. Io ho terminato, grazie. Grazie, grazie Emanuela anche per questo, per questa dedica. E, insomma, voglio dire, è anche, anche bello sentire che, voglio dire, c'è questa partecipazione, insomma, adesso che Armando non c'è, è a quello che il nostro dolore, come noi che l'abbiamo seguito, che l'abbiamo, insomma, accompagnato almeno in quest'ultima parte della sua vita dal punto di vista poetico. Quindi ti ringrazio tantissimo per questo pensiero. La prossima ospite, anche lei membro di Versipelle, è Beatrice Orsini. Si prepara Francesco Papallo. Ciao Beatrice. Ciao Federico, buonasera a tutti. Io per questa serata ho scelto una poesia di Alejandra Pizarnik che si intitola Questa notte in questo mondo. Non sto a introdurla, credo che sia insomma un nome conosciuto. Di lei amo moltissimo, soprattutto in questo periodo, leggerla e il rapporto che lei ha, che è un rapporto sempre impossibile e molto sofferto con la parola. Questa è una poesia che ha dedicato a Marta Elisabel Moya. Questa notte, in questo mondo, le parole del sogno, dell'infanzia, della morte. Non è mai questo che si vuol dire. La lingua materna castra. La lingua è un organo di conoscenza del fallimento di ogni poesia, castrata dalla sua stessa lingua, che è l'organo della ricreazione, del riconoscimento, ma non della resurrezione, di qualcosa in forma di negazione, del mio orizzonte di Maldoror col suo cane. E niente è promessa tra il dicibile che equivale a mentire. Tutto ciò che si può dire è menzogna. Il resto è silenzio. Solo che il silenzio non esiste. No. Le parole non fanno l'amore, fanno l'assenza. Se dico acqua, berrò. Se dico pane, mangerò. Questa notte, in questo mondo, straordinario il silenzio di questa notte. Con l'anima succede che non si vede, con la mente succede che non si vede, con lo spirito succede che non si vede. Da dove viene questa cospirazione di invisibilità? Nessuna parola è visibile. Ombre, spazi viscosi dove si occulta la pietra della follia, neri corridoi, li ho percorsi tutti. Oh, fermati un altro po' tra di noi. La mia persona è ferita, la mia prima persona singolare. Scrivo come chi alza un coltello nel buio, scrivo come dico. La sincerità assoluta sarebbe sempre l'impossibile. Oh, fermati un altro po' tra di noi. Lo sfacelo delle parole che sloggiano il palazzo del linguaggio, la conoscenza tra le gambe. Che cosa hai fatto del dono del sesso? Oh, morti, li ho mangiati, mi sono strozzata. Non ne posso più di non poterne più. Parole camuffate, tutto scivola verso la nera liquefazione. E il cane di Maldoror, questa notte, in questo mondo, dove tutto è possibile,
tranne la poesia. Parlo sapendo che non si tratta di ciò, sempre non si tratta di ciò. Aiutami a scrivere la poesia più prescindibile, quella che non serve nemmeno a essere inservibile. Aiutami a scrivere parole in questa notte, in questo mondo. E invece, per quanto riguarda la mia poesia, ne ho scelta una che è un inedito del settembre 2020 e l'ho scelta un po' pensando ad Armando e all'amore che lui aveva per il linguaggio surreale. Quando mi viene da dire la vita è surreale, dunque non c'è un motivo perché non lo debbano essere anche le parole. Il golpe è inaspettato. L'usuraio sul tetto della chiesa, tu che trasmetti onde corte per non farti sentire, i cani sciolti che mai veramente saremo. La città apre un varco alle nostre urgenze di bene, ci rapisce con un dedalo di strade sulle cose che potranno ancora accadere. Tutto appare possibile, vicino, è vero, dal grembo di un'automobile. E mai aliena o diffidente, nemmeno in insegne pubblicitarie, né sguardi al neon nella gioia funesta di un posto che ci appartenga. C'è chi piange in punta di sedia per una piuma strappata, ed io ho imparato che l'amore trattiene il fiato sulle scale. Grazie. Grazie Beatrice, le tue parole sempre scarne e scarnificanti, direi. Sì, Armando, ricordo benissimo il tempo quando piombassi su Poi Enauti con quelle videopoesie. Armando era molto, molto, molto colpito in generale. È stato molto incoraggiante, sempre, questo con tutti, proprio. Insomma, un dono che lui aveva di dare retta a chiunque si cimentasse con la scrittura e incoraggiarne la scrittura. Sì, molto, è vero, è quello che dico in questi giorni, è esigente, chiedeva attenzioni, ma dava tantissime attenzioni agli altri. Questo era un suo tratto distintivo, secondo me, è anche molto raro, perché solitamente molte persone chiedono attenzione, ma non sono sempre disposte a dare attenzione. Armando invece, poeticamente, non solo, aveva questa capacità e questa grandissima curiosità di esplorare la parola altrui, e era onnivoro in un certo senso, un onnivoro della parola. Allora, io ti ringrazio ancora, Beatrice. Grazie a voi, buona continuazione. Vabbè, poi resta con noi, naturalmente. Certo. Appena che non hai qualcosa da dire contro Burato, allora sì. Per ora no. Per ora no, vabbè, ci pensiamo, forse a fine serata. Armando amava anche scherzare, quindi nel solco di questa memoria erano... molto interessanti i siparietti che facevamo io, lui, Davide, quando facevamo queste dirette, insomma. Armando ogni tanto interveniva e faceva qualche battuta. E l'altra, nemmeno l'altra volta si è risparmiato, lo abbiamo visto. Ok, e adesso è il turno di Francesco Papallo e si prepara Silvana Pasanisi. Francesco, ci sei? Eccomi, mi sentite? Sì, molto bene. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Federico, grazie mille per l'invito. Grazie anche a Ketty, che non è qui stasera, ma è stata lei, ed è giusto ricordarlo, è stata lei a segnalarmi, anche se noi ci conosciamo già da un poco, insomma da qualche mese, e abbiamo anche avuto occasione di vederci di persona. Allora, sono molto contento di aver ascoltato tutti voi. La maggior parte di voi non la conosco ancora, purtroppo, giusto due o tre persone, tra cui Davide, Angela. Sono veramente colpito, insomma, dalle scelte che sono state fatte e da alcuni nomi di poeti che, confesso, non conoscevo e che subito comincerò ad approfondire, a studiare già da domani. Altri libri che si aggiungono alle lunghe pile che già ho sulla scrivania,
Quindi vi ringrazio per contribuire alla mia povertà. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi, veramente delle scelte molto belle e anche dei testi inediti di tutti voi davvero molto interessanti che spero si possano rileggere, vero Federico? Poi si potranno rileggere, ci sarà un posto dove le metterai... No, io non ho previsto questa, non ho previsto questa cosa, però naturalmente se, cioè ragazzi, domani chiedete l'amicizia a Francesco Papallo e non datelo di te, cioè non c'è problema. Se Maometto non va dalla montagna, è la montagna che va da Maometto, in questo caso lo tsunami. Allora sarò il primo ad importunarvi da domani. Allora, mi ricollego brevemente alle cose che avete appena detto su Armando, su caro Armando, che io non ho conosciuto di persona, ma ho sentito varie volte a telefono, essendo lui un caro amico di mia madre. E l'ultima volta che l'ho sentito, appunto, tornava in varie voci, in varie delle vostre testimonianze, la parola coraggio e incoraggiamento. E questo l'ho sempre sentito in Armando, non sempre abbiamo parlato di poesia, perché poi diciamo le nostre conversazioni sono state anche brevi, ma lui mi ha sempre in qualche modo sempre sentito come se mi spronasse ad aprirmi, a vivere, ad avere uno slancio vitale. Poi negli ultimi tempi, quando parlammo di poesia, perché io in realtà è da poco che mi affaccio a questo mondo, lui mi chiese dei testi e mi chiese anche una dichiarazione di poetica, diciamo, una sorta di mio manifesto poetico. Io lo ringraziai, ne fui onorato, ma declinai un po' l'invito perché, non avendo ancora pubblicato un'opera, avendo ancora praticamente tutti inediti, non mi sentivo tanto pronto, tanto degno, diciamo, di poter addirittura esprimermi con una dichiarazione di poetica. Però è stato l'unico forse capace di innescare in me questo tarlo benevolo poi, perché io prima in realtà non ero mai tornato con grande consapevolezza alla mia visione poetica e a come ovviamente è stata influenzata dai poeti che ho letto, da quelli che sto leggendo. Quindi devo a lui questo seme, diciamo, positivo che mi ha gettato dentro. E vabbè, passo direttamente allora a leggere il testo dell'autore che ho scelto, che si chiama Alessandro Celani, un autore che io ho scoperto da pochissimo, purtroppo scomparso alla fine di quest'estate, mi pare alla fine di agosto e primi di settembre. Autore molto giovane, 49-50 anni, è stato archeologo, fotografo e poeta, insomma aveva svariate vocazioni e pare che insomma se la cavasse davvero bene in tutti questi ambiti. Perché l'ho scelto? Bella domanda. Allora, l'ho scelto forse perché in questo momento nella poesia cerco uno sguardo che non sia soltanto uno sguardo umano. Cosa voglio dire? Si parla tanto di ecologia, no? Di crisi climatica, ecologia, appunto cosa possiamo fare noi per l'ambiente. Mi è venuto da chiedermi anche cosa può fare l'ambiente per noi, in che senso? Cioè, qual è lo sguardo dell'ambiente, in questo caso personificandolo, dell'animale che possiamo incontrare, e parlo soprattutto dell'animale selvatico. Qual è lo sguardo dell'animale nei nostri confronti? E cosa avviene in un incontro uomo-animale quando questo non è precostituito, ecco, non è previsto, quando insomma è un incontro inatteso? E mi sono accorto che io avevo scritto diverse cose su questo tema, e anche quest'autore parla spesso insomma di animali e paragona la parola del poeta proprio al verso animale, al verso di bestia addirittura, ricalcandone proprio anche la ferocia che allo stesso tempo è sì, in un certo senso, crudeltà, parola nuda, ma è soprattutto parresia. Lui infatti, forse ho dimenticato di dirlo, era archeologo, ma era anche studioso della grecità, insomma, studioso della civiltà classica. E quindi lui ho ritrovato proprio questo, da un lato, diciamo, l'urgenza di scrivere qualcosa di definitivo, come se lo incidesse su pietra, su un'epigrafe, sulle tante epigrafi che lui sicuramente si sarà trovato sotto le mani, sotto gli occhi. Dall'altro la volontà anche di uscire un po' da questo mondo chiuso che a volte diventa la letteratura, la poesia, e quindi anche la voglia di farsi contaminare da un esterno che sia davvero tale, un'alterità che sia davvero tale e che ci possa fare del bene in maniere che magari noi non possiamo ancora, diciamo, riconoscere.
e quindi adesso mi appresto a leggere il testo di Celani. Tieni fra i denti la parola morte, come un fiore di oleandro. Sdraiati nella polvere, salgono gli antenati sui fianchi. Essi vivono nelle schiere degli insetti, non puoi sapere dove, se il ragno, la formica o l'ape. Porgi il polso viola di sudore al loro morso. È lì che germoglia il tempo e rifiorisce. Così ci videro in un giorno di luglio, congiunti nella carne, noi, puro desiderio. Eccomi, pronto al viaggio. Alle cicale affido i linguaggi, le parole e i nomi, alle formiche laboriose, il corpo. Ecco, questa era poesia di Celani e passo, diciamo, senza introdurre ulteriormente al mio testo. Ho trovato l'amico più randagio, anche se ormai costretto alla sua cuccia d'ospedale. Non so se gli fa bene riconoscermi, se il suo corpo, che adesso rinsecchito sguscia fuori dal gesso, teme o desidera un contatto, se ricorda il padre aprire disperato tutte le voliere dopo che il falco fece strage di tanti cardellini. Dice, ricordi, le fionde più belle erano le tue, insieme eravamo il serafico e il sulfureo. Si risponde da solo annuendo, mentre solleva furtivo il materasso e carica un fucile invisibile. Dice, questo è per la civetta che non mi fa dormire, quest'altro invece è per la prima rondine che mi attraverserà la mente. Grazie. Ho finito qua, ho terminato. Ringrazio ancora tutti e continuerò a seguirvi con grande attenzione e piacere. E domani, se volete, vi importuno chiedendomi l'amicizia. Grazie Federico. Grazie a tutti. Grazie Francesco. Domani inauguriamo una nuova rubrica, La posta di Francesco, così potete... Potete, insomma, anche perché Francesco, da quello che ho avuto modo di vedere, lo sto imparando a conoscere, ci siamo conosciuti da poco, è veramente un lettore molto molto attento, quindi è molto appassionato, quindi certamente sarà un'amicizia, come dire, dal punto di vista critico della crescita della scrittura, un incontro fertile, ecco, sicuramente. Quindi. Benissimo. Allora andiamo avanti e adesso è il turno di Silvana Pasanisi, dopodiché toccherà a me, quindi mi preparo io. Allora, Silvana Pasanisi, che è la regina, come l'ha ribattezzata Armando. Ma Silvana, ma perché Armando ti ha ribattezzato regina? Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti e grazie. Questa è una serata particolarissima per me, perché davvero siamo tutti con il cuore in mille minuscoli pezzi per la perdita di Armando. Ora, ecco, lui era uno che aggiustava la corona sulle teste degli altri, lui era uno che guardava le capacità degli altri e ci spingeva sul palcoscenico. Se hai qualcosa da dire, dilla e fallo adesso. E tutti gli insegnamenti di Armando sono stati preziosi. È una lunga consuetudine, quella mia e sua, ed è per questo che non potevo non leggere. Uno scritto che mi ha colpito appena arrivato, noi stavamo mettendo su un'antologia proprio con i poeti versi pelle. Allora non aggiungo altro. Ascoltate queste parole. Abbi paura di me, abbiatene così tanta, non mi concedo al parco della dimenticanza. Gestisco un mio perdono che non vi piacerebbe affatto. Ho appreso i riti necessari per il compimento, spini negli occhi, faccio mie le leggi che vi dannano, versate nel bicchiere più menzogne di quante la mia sete ne sappia contenere. Ora sapete che il piacere d'addormentarvi affogherebbe nel sangue,
Ora sapete, una a una, e sa attendere. Ho mollato la lama sulla lingua, mi sono seduto alla vostra tavola per indovinare i pensieri. Prima che li portiate al volto, è qui al riparo dal sole. Pur anelando alle rose più cupide del giardino, metto in lista i melmosi vostri orditi per convenzionali peccati. Di vanesia, borghesia, nella stupidità intarsiata. Avete coperto la mensa con una tovaglia su cui rotolano fedini, bracciali d'argento, chiacchiere, inzuppate nel vin rosso e ramolacci morsi dal serpe, dalla coda più risonante, mentre decifro la nota della tua segreta intimità e i torbidi sussurri screziati di miraggi tra una pausa che si sfrange e un chiacchiericcio che si avvita in velenosa consiglia. Tu non mi vedi, ti rifai il trucco allo specchietto immersa nella bellezza che credi solo tua. Contemplarti nel vetro che t'assorbe si è fatto eternità. E tutto cessa e decade attorno a te. La carne dei corpi, i tessuti estivi, i capelli infestati di cicale, i bigodini, le cicche di borsette per terra, le mattonelle spaccate, i vasi crepati. C'erano le parole e non le ho trascurate. La poesia continua ancora, ma io ho visto in queste parole di Armando, rileggendole dopo il suo volo, quasi una parte di lascito, di vero e proprio, non mi piace dire testamento, ma ci ha portato acqua da bere, ora aspetta a noi. Come dire, fare in modo che tutto questo inondi la nostra voglia di fare poesia e la nostra comunità. Io ho scelto l'autore che, così come Armando è stato il mio maestro, sicuramente lo è stato anche questo signore, che avrebbe compiuto 100 anni il 5 marzo, Pierpaolo Pasolini. E nell'anniversario della sua nascita non potevo non ricordarlo. E allora, proprio dalla poesia in forma di rosa, ho scelto L'alba meridionale. Torno. E una sera il mondo è nuovo, una sera in cui non accade nulla. Solo corro in macchina e guardo in fondo all'azzurro le case del Prenestino. Le guardo, non me ne accorgo, invece, questa immagine di case popolari dentro l'azzurro della sera deve restarmi come un'immagine del mondo. Davvero chiedono gli uomini altro che vivere. Case qui piccole, muffite, di crosta bianca, là alte, quasi palazzi, isole color terra, galleggianti nel fumo che le fa stupende. Sopra vuoti di strade infossate, non finite, nel fango, serri abbandonati, e resti d'orti con le loro siepi, tutto tacendo come per notturna pace nel giorno. E gli uomini che vivono in quest'ora al Prenestino sono affogati anch'essi al Prenestino, in quelle strie sognanti di celeste con sognanti lumi, quasi in un crepuscolo che mai si debba fare notte, quasi consci, in attesa di un tram, alle finestre, che fora vera dell'uomo è l'agonia, e lieti quasi di ciò, coi loro piccoli, i loro guai, la loro eterna sera. Ah, grazia esistenziale degli uomini, vita che si svolge solo, come vera, in un paesaggio dove ogni corpo è solo, una realtà lontana, un povero innocente. Torno e mi trovo prima ad un appuntamento da Carlo, da Nino o da Nino via Borgognone in una zona oggetto di mie sole frequentazioni. Due o tre tram e migliaia di fratelli col bar luccicante sullo spiazzo del dolore, spento nelle coscienze italiane d'essere poveri. Il dolore del ritorno a casa nel fango, sotto nuove catene di palazzi, che lottano, si colpiscono, si odiano tra loro,
per la meta di un gradino sul tram, nel buio, nella sera che li ignora, perduti in un caos che è solo fatto d'appartenere a un rione remoto, o delude nel suo essere una cosa reale. Io mi ritrovo il vecchio cuore e pago il tributo adesso, con lacrime ricacciate, odiate, e nella bocca le parole della bandiera rossa, le parole che ogni uomo sa e sa far tacere. Nulla è mutato, siamo ancora negli anni 50, siamo negli anni 40. Prendete le armi, ma la sera è più forte di ogni dolore. Piano piano i due tram avvincono sulle migliaia di operai. Lo spazio è quello del dopocena, sul fango sereno. Brilla il chiaro di una baracca di biliardi. La poca gente fa la coda. Nel vento di scirocco di una sera del 1000. Aspettando il suo tram che la porti alla mia borgata. La rivoluzione non è che un sentimento. Pierpaolo Pasolini. Ecco, mi piace pensarli insieme, che sono lì a discutere, ad azzuffarsi sulla storia e sulle parole. Un mio piccolo ringraziamento a loro e a tutti voi per quello che restituite e date alle parole. Speciali ringraziamenti alla mia poesia. All'orario dei treni, alla posizione certa delle scale, alla premura del grillo che non si avvicina. Non ero certo di doverlo dire, ma vorrei ringraziare le assemblee degli uomini, i vari componimenti liceali, l'opposizione della natura. Ho ritrovato una bella confusione mentre cercavo altro. Non crederai mai dove. Vi dico tutti di un fiato, eh? Sentite i ringraziamenti alla piazza, all'aggregato stanco sul selciato, al sudore, alle voci di tutte le voci, al rosso geniale, ai pesi sulle spalle, alla divisione, all'operato della condivisione. Ogni libro, grazie. Ogni gioia nell'andare a capo, ancora grazie. Ogni parcheggio vicino ad un amico, ogni tentazione solare che non mi sfugge e non fugge, rimane incollata come piccolo demonio malato. Grazie Armando e grazie a tutti voi, davvero. Grazie Silvana, io ti avevo chiesto perché Armando ti chiamava la regina stasera, insomma mi sembra che senza rispondere hai risposto. Bene. Allora, adesso è il mio turno e si prepara Angela Schiavone. Io confesso che sono un po' frastornato da questi giorni. E io avevo un po', diciamo, una storia in questo reading, nel senso che avendone ideato la forma, se penso un po' a quello che ho fatto negli anni scorsi, il primo poeta che avevo letto era stato Simone Cattaneo, e l'avevo letto perché non sopportavo assolutamente la retorica che si faceva sulla morte a proposito dell'affermazione che aveva avuto, poco di affermazione purtroppo, perché secondo me è veramente una voce molto molto intensa. Questa affermazione secondo la quale, cioè sostenuta insomma in alcuni ambienti nel quale si sosteneva che per essere considerati bisognava morire. E naturalmente io ho detto non c'è solo questo tipo di retorica, Simone Cattaneo, tanto altro, e portai una poesia che secondo me era di una delicatezza estrema. Poi il poeta che ho portato successivamente è stato Gabriele Galloni, perché naturalmente la sua scomparsa certamente ha influito su questo, ma anche lì lui è sempre stato, almeno quando era in vita, associato a un poeta che è appunto ossessionato dalla tematica della morte, e poi insomma abbiamo approfondito con anche persone che sono state molto vicine a lui, come per esempio anche la madre, oppure Antonio Bux, che era sostanzialmente anche un gioco letterario, quindi non è che la suggestione della morte
era qualcosa di cui si parlava, ma voglio dire, restava in poesia e non c'era qualcosa di, come dire, di profetico in quello che scriveva. E questa volta ho scelto Beppe Salvia, e poi ma non l'ho fatto, diciamo, intenzionalmente. Anche in Beppe Salvia, diciamo, nella sua vita torna la morte, e in quello, diciamo, la morte torna in questi giorni. Rivediamo molte persone, si stanno interessando ad Armando, lo vedremo anche nei giorni successivi sicuramente, cosa che io per esempio non ho molto a cuore, perché io credo sempre nella vita del poeta, e che il valore, ribadire un semplice concetto, che il valore di un poeta si esprime sempre in vita. Poi perché la morte porti a galla un certo interesse e qualcosa che va capita, va anche sentita, però devo dire che nel caso di Armando c'è un cordoglio veramente molto 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 composto, molto molto autentico, direi. Anche chi non lo conosceva, cioè, si avvicina a noi in maniera molto 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 umile, molto pacata, senza voler primeggiare, senza voler cavalcare. Noi abbiamo avuto la fortuna di non dover avere a che fare con titoloni risonanti, eccetera, e di questo siamo molto contenti. Detto questo, naturalmente io non sono riuscito a produrre una riflessione di quelle che avrei voluto sul poeta che leggerò stasera. Posso dire che di Beppe Salvia la cosa molto, come dire, che un po' mi rincuora è appunto il fatto che durante la vita non avesse pubblicato assolutamente niente, se non poesie in varie riviste, tra cui Braci o Prato Pagano. Siamo negli anni Ottanta, Beppe Salvia, diciamo, è un po' il portavoce di quella corrente letteraria che, più che corrente, chiamiamola tendenza, sarebbe più esatto, che si oppone alle neo-avanguardie. Insomma, cerca di ritrovare un dettato della poesia più puro, meno, diciamo, sociologico, un taglio meno, meno, come dire, meno tecnico. Questo naturalmente passa attraverso varie fasi, anche attraverso una parola desueta, attraverso anche certi espedienti metrici che nella poesia italiana non sono molto utilizzati. Però io, il Beppe Salvia che io preferisco è quello, diciamo, proprio quello che secondo me riesce a individuare una voce molto molto pura, e quello che io non so, io lo sento come una sorta di provocazione arresa, io la definirei così, perché c'è questo senso, come dire, anche di... Non dissacrazione, però sì, questa voglia di incidere, questa voglia di accusare, questa rabbia sottocutanea, anche un po' di ironia se vogliamo, ma sempre su uno sfondo comunque di grande amarezza e di, secondo me, anche sentimento di, come dire, che accompagna un sentimento di ineluttabilità della parola e della sua poesia. Io leggo un testo che secondo me chi conosce Beppe Salvia o magari ne avrà sentito parlare sicuramente conoscerà, io quindi mi ripeterò, però che secondo me è importante, questo testo è veramente molto importante, io credo proprio per la poesia del Novecento, non a titolo. A scrivere ho imparato dagli amici, ma senza di loro. Tu m'hai insegnato a amare, ma senza di me. La vita, con il suo dolore, mi insegna a vivere, ma quasi senza vita, e a lavorare, ma sempre senza lavoro. Allora io ho imparato a piangere, ma senza lacrime, a sognare, ma non vedo in sogno che figure inumane. Non ha più limite la mia pazienza. Non ho pazienza più per niente,
niente più rimane della nostra fortuna. Anche a odiare ho dovuto imparare, e dagli amici, e da te, e dalla vita intera. Quindi questo era Beppe Salvia, e dicevo, molto, un testo molto, molto, secondo me, conosciuto anche in questi anni, voglio dire, ci sono state varie ripubblicazioni delle sue opere, il che mi fa molto piacere, perché credo che sia effettivamente una voce molto singolare da valorizzare. Passiamo adesso al mio testo. Io non omaggerò Armando, perché l'ho fatto tantissimo spesso in questi ultimi giorni, quindi io preferisco dare voce agli altri, ascoltare le loro voci. Però ho scritto questa poesia e mi sono, a me in questi giorni sono successe cose un po' strane. Ho scritto una poesia nel momento in cui praticamente lui stava morendo, e rileggendola mi sembrava di dirgli addio, ma l'ho fatto inconsciamente. Ho scritto poi naturalmente altre poesie in cui lo omaggiavo, lo ricordavo, e poi un'altra dove mi veniva in mente una riflessione sempre sulla morte, per collegarci a questo tema, perché a me affascina più la morte, diciamo, come condizione umana, no? Come scelta, e meno la questione, come dire, mitologica della morte, chiamiamola così. E anche questa, scrivendola, mi hanno fatto notare degli amici, io le condivido spesso su Facebook le mie poesie, o nei gruppi o qualche volta sulla mia bacheca, che comunque era molto simile a delle cose che poi sentiva Armando. Quindi io ho intitolato questi versi Togliere il disturbo, e lo volevo fare, insomma, per, pensando a qualcuno che vorrebbe andarsene ma non può, perché è legato ad altri amori della vita, si sente in colpa se, insomma, decide di mettere fine alla propria esistenza anzitempo. Quindi togliere il disturbo. Volevo togliere il disturbo senza alcun disturbo, andare via così da non recare male, non deludere chi mi vuol tanto bene da dover piangere il mio di male. Di ragioni saprebbe farne poco, se non massa abbarbicata di pensieri inermi. Sarà per questo che Dio, la natura o chi per essi ci falcia le gambe, ma sempre poco a poco, che a sembrare arcigni e resistenti i nostri mali, potranno patteggiare accettazioni più dure del pensare che qualcuno vada via senza alcuna spiegazione. Tutto questo è più facile da accogliere, perché consola il male già avuto. Inaccettabile invece quel male mai vissuto di chi liberamente vorrebbe andare e senza alcun disturbo. Grazie. E passo adesso la parola a Angela Schiavone, e si prepara Antonella Sica. Angela, ci sei? Angela, con calma, attiva il microfono. Sì, ecco. Buonasera. Ciao, buonasera. Innanzitutto ti ringrazio, Federico, perché, insomma, noi ci siamo sentiti in un periodo difficile. Ci siamo ritrovati in un altro periodo sempre difficile. E quando parlo di difficoltà, tu mi capisci, è la perdita. Quella del passato e quella recente di Armando. Io ho avuto un contatto molto bello con Armando, che mi ha anche premiato a Conza, e mi ha stimolato. Era quello un periodo in cui io stavo particolarmente male e volevo rinunciare a tutto, ma gli interventi che lui faceva su Facebook mi davano forza, coraggio, perché mi tiravano fuori quel mio io che voleva vivere, voleva superare. Mi complimento con tutte le persone, e veramente ho scritto, segnato molte loro cose, perché la poesia è anche questo,
un andare ad approfondire quello che ti sfugge, perché la vita veramente è faticosa e non ti permette nemmeno di pensare. Comunque io vorrei dire qualcosa di una poeta, Nedda Falzogher. È una poeta che rappresenta la poesia cristiana del Novecento. Perché questa poeta? Perché mi ha aiutato. Io avevo proprio nel periodo buio che io ho avuto per la perdita di mio marito, io non sapevo dove andare e sono andata a prendere i suoi testi, perché questa donna che è nata nel 1906, morta nel 1956, ha avuto una vita terribile, colpita praticamente da polio a 5 anni, è rimasta paralizzata e aveva soltanto il braccio e la mano sinistra con cui scriveva. Lei aveva una casa, era nata Sull'Ungadige e non ha mai parlato della malattia né del dolore nei suoi versi, anzi da piccola, seguita moltissimo dalla madre, apprese il francese, il tedesco, il latino, lei si circondò per avere notizie del mondo che non poteva frequentare per questa sua disabilità, di intellettuali, amici, creando una specie di cenacolo, e quindi il mondo le arrivava dall'esterno all'interno. Ma il discorso di Neil, questo è il suo pseudonimo, è un discorso estremamente particolare. In questa casa a specchio sul fiume, che è l'Adige, lei prova a vivere come vivono gli altri, senza dare peso a questa sua menomazione. Ma è stata una poeta che in un certo senso è stata sottovalutata, insomma pubblicherà delle sue opere, sarà anche stimata molto da Frattini, ma io non mi voglio, io voglio portarvi direttamente il testo, i testi. Lei dice, si rivolge, c'è un rapporto diretto tra creatura e creatore, si rivolge al Signore. Questo è stato per me, che sono stata sempre lontano da questa religiosità così diciamo stringente, mentre mio marito lo era come medico, come cardiochirurgo, come persona a cui era affidato molte volte per i bambini il battesimo. In un momento prima dell'intervento lui mi parlava sempre di questo mondo che per me era lontano. Nedda dice: ora tu vedi queste mie canzoni simili tanto alle foglie che sperdi. Amaro il Dio del silenzio, e sai che non hanno feste di sole, perché di tutto il sole tu inondi la terra dove cammina l'amore. Ascolta ancora, Dio, le sorgenti e perdona, e nella mano portaci col seme delle stagioni innocenti. Mi ha colpito questo modo di Nedda di rapportarsi a Dio. E successivamente, quando lei incomincerà a capire che il mondo che le viene portato non è quello che lei sente nella sua mente, lei allora vorrà uscire fuori. Questa occasione le sarà data purtroppo dalla guerra, quando la guerra distruggerà, insomma, l'allontanerà dalla sua casa, distruggerà questo cenacolo, e lei incomincerà a vedere quello che sta fuori. E quindi la sua voce, come dice
Alberto Frattini, che esamina i suoi testi nel 66, quindi dopo la sua morte, dice che questa voce meriterebbe di essere ascoltata perché mantiene dei limpidi accenti in cui praticamente anche il male provocato dal dolore fisico, da tutta la sua sofferenza, si trasforma in una voglia di vivere, in una ascesi vitale, per cui insomma Nedda meriterà poi successivamente una targa dal suo comune Trento, dove c'è scritto: in questa casa a specchio sul fiume, così sola nell'urlo delle piene, visse la sua breve vita Nedda Falzogher, col corpo segnato in croce e il canto di allodola pura. Ci sarà poi un momento in cui Nedda scriverà in un modo diverso, perché vedendo il mondo al di fuori, lei cambierà, cambierà se stessa e cambierà la sua scrittura. Per cui noi, io adesso leggo sempre dalle sue raccolte, che poi saranno unite in un unico testo che raccoglierà prose e poesie di Nedda Falzogher, dice: che ansia all'odola pura, questo palpito d'angelo sommerso che ha smarrito la vena dei venti sul respiro del mondo. Senti ancora tutte le stelle mutar la tua voce in chiarore. Ma ancora qui lei si mantiene contenuta, mentre invece in quel libro, che è il libro di Neil, che uscirà nel 57, c'è una sezione Ritmi dell'infinito, dove lei ha la consapevolezza di questa vita che fugge e ha sofferenza per non averla vissuta, e dice: stasera io sono stanca delle tue mani lontane, stanca di grandi stelle disumane, come sazia l'agnella di erbe amare. Quindi qui c'è una profonda consapevolezza, e tutto questo la porta alla poesia, chiedo scusa della mia confusione, che a me piace moltissimo, dove lei con forza, ecco, lei parla e, scusatemi, lei dice: non ti darò contro il petto dolore, più che il rigoglio delle fronde sciolte, dammi tu spazio allora per questa morte. Io non ho solco per vivere, non ho paradiso per morire, e sento in me stormire questa agonia d'amore contro la zolla che la ignora. Quindi, perché questa affinità? Perché io, senza rileggere Nedda Falzogher, ho scritto dei testi in cui mi rivolgo a... Mi rivolgo a capire cosa può essere la morte, cosa può essere la perdita, cosa può essere la chiusura, l'uscita dalla vita di una persona. Come Nedda aveva detto: io devo avere il coraggio di vivere sola, di pensare sola, di soffrire sola. Però aveva anche detto: nessuno potrà capire che la mia strada è questa, nessuno mai mi dirà vengo con te. Io ho capito in questa fase della mia vita che ero sola, e ho ripensato a tutto il mio sentimento, il mio amore perduto, scoprendo le negatività. E allora io leggo questo testo che esamina il mio rapporto con quello che avevo e che non avevo valutato. Questo è un testo che fa parte di una sillogia che uscirà. Fino a quando ho pensato fosse un gioco il rimando di scontro tra noi due, nel darsi e prendersi al momento.
meditando già la fuga per non appartenerci, troppo stretti, tra promesse vacillanti, fino a quando c'erano le ombre, anche lontano l'uno dall'altro, e un richiamo ci riportava a riva. La carezza ricordava quell'appiglio che eravamo l'uno per l'altro, fino a quando il gioco è continuato e la porta si chiudeva e poi si apriva con le borse della spesa, i libri, fino a quando tutto poi si rifaceva a dispetto del vederci allontanare, fino a quando continuerò ad aspettare la clemenza del tempo che ritorni, quella gara di scherma dietro cui ci proteggevamo, fino a quando. E questo è un testo che io ho scritto esaminando me stesso, e allora ho continuato a guardare questa dimensione, che è una dimensione terribile. Nemmeno il tempo di un abbraccio totale è l'uscita dalla vita, una cancellazione inspiegabile, il nulla preesistente al dopo nulla. Nemmeno gli odori sono più intercettati. Si cerca nei cassetti la solitudine, appesa alla fine di una parola. Si sta fuori dalla vita. Eppure, nonostante questo, io ho cercato di fare i conti attraverso la poesia con qualcosa che stava al di fuori, che io pensavo ci potesse essere. C'è qualcuno che ci accoglierà dopo, che ci, non lo so, ci proteggerà. E scrivo: e chi mi dice che in un altro mondo non ci sarà un nuovo inferno e un nuovo paradiso? Con quale bagaglio ci presenteremo a questo Dio che cercherà innocenza per compensare la malvagità? Sarà un Dio buono o a nostra immagine? Cosa presentare a discolpa del male? Sarà un salvatore che porrà la mano sul capo per tutto il tempo da venire, per tutto lo spazio da attraversare. Mi sono consolata con questa prospettiva, perché, e qui c'è qualcosa che mi unisce a Nedda, quando io scrivo e dico: nemmeno più la casa mi protegge, mi metto come croce piegata in attesa di un Dio. Le stanze sono campi sconfinati, non si raccoglie nulla, nel silenzio si dimenticano i suoni, cerchi parole lasciate tra le carte del tavolo vicino alla tazza che fuma, solo per compagnia, prima che la porta si chiuda definitivamente. Grazie. Grazie, grazie Angela. Hai fatto questa, come dire, un incrocio tra la tua voce e quella della Walzhauer. E adesso andiamo avanti. La prossima ospite è Antonella Sica, e poi in conclusione ci sarà Anna Spissu, che si preparerà. Antonella? Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Io ho scelto, prima di tutto ringrazio te Federico per avermi invitato e tutta la comunità di Versi Pelle. È una serata bellissima, mi sta piacendo moltissimo e non vedo l'ora anche di ascoltare Anna Spissu dopo di me. Allora, io ho scelto una poesia di Anna Ivanovna Svetaia, che mi piace molto, è una poesia che mi accompagna da anni e che ogni tanto devo ripetermi. Ve la leggo, dal ciclo Il Commediante. La mia strada non passa vicino alla tua casa. La mia strada non passa vicino alla casa di nessuno. E tuttavia io smarrisco il cammino, specialmente di primavera, e tuttavia mi struggo per la gente, come il cane fa sotto la luna. Ospite dappertutto gradita, non lascio dormire nessuno, e con il nonno ossi, e con il nipote canto. Di me non si ingelosiscono le mogli,
Io sono una voce e uno sguardo, e a me nessun innamorato ha mai costruito un palazzo. Le vostre generosità non richieste mi fanno ridere, mercanti. Da me stessa mi erigo per la notte, e ponti, e palazzi. Ma ciò che dico, non ascoltarlo, è tutto un inganno di donna. Da sola al mattino demolisco la mia creazione. Le magioni, come covoni di paglia, niente. La mia strada non passa vicino alla tua casa. Adesso passo al mio testo, che è un inedito, che ho scritto da poco, ve lo leggo. Sarò breve, io sono sempre breve, non preferisco leggere le poesie che parlare sulle poesie. Ho una bambina sulla schiena, il suo corpo è nuda cantilena, mi riempie i capelli di nodi per divorare il mio pianto. La bambina di notte dondola, cigola come un'altalena, col suo alito di bosco sussurra cristalli di sale sul cuscino. Mentre sogno, indossa le mie mani, disegna una volpe che gioca coi cani. Fuscelli i fremiti del suo respiro, un nido di parole che scopro al mattino. Grazie. Ho finito. Vi ringrazio e sono di poche parole. Antonella, comunque anche tu, se ti vuoi, come dire, unire, non lo so, vuoi dire qualcosa ad Andrea Burato, vuoi farlo? No, invece vi ringrazio davvero perché ho seguito finora una serata veramente bella, ho scoperto anch'io tanti poeti che non conoscevo, sia quelli che hanno portato i nostri amici in dono, sia le loro poesie, sono molto molto contenta. Grazie. E siamo contenti anche noi, tra l'altro tu sei di poche parole, ma la tua poesia comunque è, voglio dire, è abbastanza densa, quindi... Grazie. E quindi insomma toccherà prima o poi toccherà un po' entrarci per bene. Grazie Federico. Vedremo chi ti metterà sotto torchio su questo fronte. Benissimo. Allora passiamo all'ultima ospite della serata, Anna Spissu. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere qui, grazie a Federico, grazie a Matilde Cesaro che mi ha invitata. A me tocca chiudere e io ho portato Anne Sexton, poetessa americana di fama così chiara che non c'è bisogno di aggiungere alcunché. Ecco, la poesia che ho portato tratta di un tema di cui si è parlato anche molto questa sera, cioè le parole. Qual è la consistenza delle parole? Anch'io sono di poche, preferisco leggere piuttosto che spiegare. Credo che questa bellissima comunità non abbia bisogno di spiegazioni ulteriori. Le parole. State attenti alle parole, anche a quelle miracolose. Per le miracolose diamo il meglio. Brulicano alle volte come insetti, lasciando non un pizzico, ma un bacio. Possono essere buone come le dita. Possono essere affidabili come le rocce su cui mettiamo il sedere. Ma possono essere sia margherite che ferite. Io le amo. Sono colombe cadute dal soffitto. Sono sei arance sacre appoggiate in grembo. Sono gli alberi, le gambe dell'estate e il sole con il suo volto appassionato. Eppure spesso mi deludono. Ho così tanto da dire, così tante storie, immagini, proverbi, eccetera, ma le parole non ce la fanno. Mi baciano quelle sbagliate. A volte volo come un'aquila, ma con le ali dello spicciolo. Provo comunque a prendermene cura. E ad essere gentile. Uova e parole
vanno maneggiate con cura. Una volta rotte, non si possono riparare. Ecco, sono scomparsa dal... No, no, ci sei, perché sei scomparsa? No, ci sei, non sei scomparsa. Ecco, e adesso vi voglio leggere la mia poesia che si chiama Ogni insaziabile fame. Anche questa poesia parla delle parole e di quello che io penso, della loro consistenza materiale, della loro capacità di modificare il reale. Una volta pensavo che le parole avessero fame e leggerle e scriverle fosse l'unico modo per nutrirle a dovere. Sono stata una bambina piuttosto indaffarata e ho dato da mangiare a una grande quantità di nomi, aggettivi, verbi, pronomi e avverbi. Non saprei dire qual è stato il momento preciso in cui mi sono accorta di essere io ad avere fame di parole. Forse è la prima volta in cui mi sono innamorata e ho desiderato le parole di un uomo. Sono stata spesso felice. Oggi chi negli anni è più avanti di me sostiene che tutto torna al punto di partenza e che l'ultima parola sarà muta, come eravamo muti prima di nascere, prima di quel grido che ci ha consegnato alla vita e a ogni insaziabile fame. Ecco, io ho concluso. Grazie Anna per essere stata. Spero naturalmente siate stati tutti bene questa sera, che insomma è stata una serata molto particolare, l'abbiamo detto più volte, perché però insomma è importante per noi ricominciare, è importante pensare che in ogni caso siamo tutti di passaggio e che abbiamo un lascito. Sta a noi cercare di capire di che questo lascito a, come dire, a chi vogliamo lasciarlo, e sperando che qualcuno poi possa raccoglierlo. Noi speriamo di poter raccogliere il lascito, perché poi la volontà non sempre coincide con l'azione. Però io mi sento di dire a nome di tutti che noi ci impegneremo e porteremo avanti questa missione, insomma, anche perché credo che alla fine una comunità poetica, naturalmente, e questo è un fatto inedito per noi, per la nostra brevissima storia. Non siamo una corrente letteraria, accogliamo stili molto eterogenei. Però ci sentiamo insomma di pensare che le comunità abbiano vivano di lasciti spirituali, perché c'è qualcosa che si rinnova in questo cerchio che continua. Non sappiamo quando si chiuderà, se si chiuderà, non c'è dato saperlo, ma chiaramente le comunità hanno un senso di appartenenza. Se noi abbiamo un senso di appartenenza, sicuramente io credo che si possa portare avanti questo discorso, e chiaramente riusciremo a dare seguito alla storia che Armando ha saputo cominciare, forse anche un po' involontariamente, perché lui era un po', come dire, un po' un vulcano, aveva tante idee, era anche, come dire, era difficile stare dietro a tutte le sue trovate, tutto quello che faceva, però qualcosa forse effettivamente si riesce a raccoglierla e a preservarla. E io spero che questa sia soltanto la prima serata che ci porti in questa direzione, e ci attende naturalmente un lungo cammino, un cammino che nasce naturalmente col dolore, come nascono tutte le cose, almeno nella natura umana. Sorrido un po' dicendo questo, però chi mi conosce anche personalmente o chi conosce la mia poesia può immaginare perché io abbia fatto questo riferimento. Però la vita è comunque un'avventura sempre avvincente. Noi con la poesia penso che abbiamo dato stasera un'altra
un'altra prova, come dire, di un'altra rappresentazione, una rappresentazione molto molto variegata. Questo è importante per uscire dagli stereotipi, per nutrirsi e superare i nostri pregiudizi e naturalmente per la parola stessa, perché la parola stessa si nutre di altra parola, non c'è altro modo per nutrire la parola. E con questo vi ringrazio tantissimo e chiudiamo questa serata. Alla prossima, ci vediamo domenica prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, buona Ciao a tutti, serata. buona serata. Grazie a tutti, a Buona serata presto. Buona serata a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao a tutti, Ciao. è stato un Ciao. piacere. Ciao. Ciao. Anche per me è stato un piacere essere e conoscervi. Scusate se mi sono dilungata. Forse, insomma, non, io volevo inserirmi e farmi conoscere. Buone cose. Mandiamela. Aspetta. Ciao. 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 Ciao.